Ore 6:08, la terra ha tremato a Ravenna, per la precisione nelle acque tra Ravenna e Punta Marina, con epicentro a 25 km di profondità. Due le scosse registrate dall'INGV, la prima alle 6:08 di magnitudo 4.5, la seconda alle 7:15 di magnitudo 2.2. Corda, qual è la situazione attuale a Ravenna e nel Ravennate dopo la scossa che questa mattina intorno alle 6:10 ha svegliato tutta la città? Ma noi abbiamo fatto immediatamente dei controlli per il tramite delle vigili del fuoco, delle forze di polizia, delle polizie municipali interessate, dei controlli visivi per vedere un po' se ci fossero delle situazioni di qualunque genere di danni a persone o cose, e il riscontro è stato negativo. Abbiamo avuto diverse segnalazioni, molte segnalazioni alle centrali operative, come dicevo, vigili del fuoco e forze di polizia, però tutte di spavento, di persone che chiedevano notizie, non di segnalazione di alcun danno. Per cui la situazione è attualmente molto seguita dal primo istante. Noi abbiamo delle procedure che poniamo in essere tutte le volte che si verifichi un evento calamitoso, a maggior ragione un evento di questa natura. Sono state già poste in essere anche in occasione dei precedenti sismi dell'appunto del 20 e il successivo ancora più forte, però ecco, anche in questo caso non abbiamo avuto dei riscontri, fortunatamente, dei riscontri negativi. Quindi, prima fase dei controlli, controlli visivi, in cosa consistono? E poi c'è una fase successiva? Sì, certo. Allora, c'è una prima fase di controllo per verificare, per stare, come dire, a fianco alla popolazione, capire se esistono delle esigenze che magari non possono essere attese semplicemente da delle chiamate alle centrali operative, quindi qualche persona anziana, qualche situazione che possa, come dire, non emergere altrimenti. Questo è un primo controllo che viene fatto fondamentalmente, come dicevo, da parte delle forze di polizia, fermo restando naturalmente che tutte le segnalazioni che pervengono alle centrali operative vengono poi seguite da sopralluoghi. La seconda fase, evidentemente, è quella più approfondita, che viene svolto in modo particolare dai vigili del fuoco e dagli uffici tecnici e dalle polizie municipali e dei comuni che vengono interessati per verificare a fondo se esistono delle problematiche specifiche su edifici, a partire dagli edifici pubblici. L'epicentro del sisma è stato in mare, a pochi chilometri di distanza dalle coste ravennati, quindi ci sono stati dei controlli anche appunto in mare? Assolutamente sì, in particolare per quanto riguarda le piattaforme di estrazione del gas metano che stanno appunto al largo della costa ravennata. Tramite la Capitaneria di Porto abbiamo fatto dei controlli anche su questo, ma non si sono verificate, non sono state segnalate alcune situazioni di emergenza, per cui insomma per quello possiamo stare tranquilli anche sotto questo profilo. Quindi i cittadini possono stare tranquilli, ci fossero ulteriori scosse, ci fosse una situazione, diciamo, di emergenza, cosa deve fare un cittadino? Allora, le procedure sono sempre le medesime, quelle che vengono indicate in tutte le disposizioni che vengono diramate dal Dipartimento della Protezione Civile, e cioè quella di cercare di stare sotto le strutture, i tavoli pesanti, importanti, che possono creare una barriera tra loro e l'eventuale crollo, oppure sotto degli architravi che però presentino delle situazioni particolari di stabilità, dopodiché appunto quello di stare in spazi aperti, negli spazi che non verrebbero comunque interessati da crolli, quindi nelle piazze, nelle zone che possono essere, come i giardini, che possono essere comunque utilizzate per la bisogna. Io mi auguro di tutto cuore che non si abbia la necessità di fare tutto quanto questo. Per quanto riguarda in particolare gli istituti scolastici, poi ci sono delle procedure che sono state già attivate anche in occasione dei precedenti sismi e che appunto riguardano i ragazzi. Quindi queste procedure devo dire che hanno dato un esito assolutamente positivo. I ragazzi si sono mossi sempre con grande coordinazione, senza dar luogo a panico di sorta, quindi hanno già svolto precedentemente delle esercitazioni sul campo e poi successivamente queste ultime due occasioni lo sono state anche ulteriormente per verificare un po' la bontà della predisposizione appunto di queste pianificazioni. Anche in questo caso ci sono stati degli esiti molto favorevoli. Nell'arco della giornata ci saranno anche delle riunioni per fare il punto con gli altri organi, diciamo, responsabili della sicurezza. Sì, come di consueto noi faremo un incontro questa mattina proprio per fare una verifica finale di eventuali situazioni di criticità che abbiano a verificarsi sul nostro territorio. Lo faremo questa mattina e poi naturalmente noi ci teniamo costantemente in contatto telefonico con tutte le centrali operative, con tutti i responsabili delle forze di polizia, delle polizie municipali e dei vigili del fuoco. A partire da questa mattina alle 6:10 ho avuto già una grandissima quantità di telefonate con loro, insomma, abbiamo interagito in modo continuo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.